È arrivato il momento di presentarvi i miei altoparlanti per il PC, perché praticamente anche se il computer è nuovo, però ha un problema che normalmente se non ci metti le casse non puoi assolutamente sentire il suono aperto, un suono alto, un suono pulito, a differenza con gli altoparlanti. Se invece ti metti le cuffie, sì, senti effettivamente tutto, però primo non fa bene all'udito e secondo se mi suona qualcuno al telefono, alla porta, metti caso magari mi suoni anche mio fratello che non ha le chiavi, praticamente è meglio avere degli altoparlanti invece che delle cuffie. Ora vi dimostro un attimino la marca e lo spacchettiamo insieme. Come vedete la marca è buona e non l'ho neanche pagata tantissimo, solamente 14,15,99 HP 5 3 1S, un 5 non ho capito, comunque è di questa marca qui. Praticamente ora dopo lo andiamo a provare insieme e per spacchettarlo con la mano sola la vedo davvero molto problematica. Perché con una sto reggendo la telecamera e con l'altra sto praticamente aprendo la confezione delle casse. Vediamo un attimino qui lo scotch. No, è un lavoro di nulla, però insomma ci si deve riuscire. E poi dopo lo andiamo a provare insieme di là, così almeno mi dite se secondo voi si sente meglio o meno. Ecco, abituiamoci ad aprire il tutto con una mano sola, perché praticamente, ecco, vedo già un problema. Ci siamo, eh. Mi sto ingegnando per aprire tutto con una mano sola, il che è molto complicato. Sto cercando di capire, questa linguetta qui che è nel mezzo si dovrebbe aprire, ecco, e praticamente io ho bisogno, però insomma sono abbastanza abile per aver capito. Poi apriamo questo perché anche quando uno guarda un video che gli interessa, un documentario, qualcosa, poi se voglio fare anche delle live, secondo me le casse sono utilissime. Sto veramente sudando perché oggi fa veramente un caldo pazzesco che non vi dico. Ecco, questi sono, vedete, gli attacchi per il computer. Ora io cerco di capire un attimo, cioè funzionare funzionano, mi ha detto che comunque sono abbastanza buoni, anche perché vabbè, vabbè, costano anche non tantissimo, anche se qualcuno. Io ho questi fiori da giorni. Allora, poi abbiamo queste e ora bisogna aprirle insieme. Tutto ovviamente con una mano sola, cioè vi dico tutto. Ora noi facciamo intanto la prova dell'aula, perché c'è lo scotch, vedete, ci deve essere lo scotch perché è tutto bello imballato. Allora, tutto bello imballato e a voi forse non so se vi interessa la parte dello sballaggio, che dell'imballaggio. E praticamente vediamo un po' se riusciamo ad aprire. E ora vi devo dimostrare un po' come si attaccano, va bene. Ora io intanto vado di là e intanto preparo gli attacchi, vi faccio vedere come si attaccano e intanto lo apro con un po' di forbici. Vi faccio vedere, allora, non tutte e due, o tutte e due, però siccome una va a destra e ovviamente l'altra va a sinistra,
Cioè, qui c'è il tasto on, off, acceso, spento, e qui c'è praticamente la rotellina per regolare, diciamo, il volume del computer. Questo va bene anche per i computer vecchi, ce n'è uno, siamo a Windows 7, e praticamente non è che mi funziona male, però non è adatto per fare tutte le funzioni per il video, ecco, però praticamente ora si va a provare un attimo. Per i copyright, ovviamente devo tutelare proprio le normative del copyright e non posso mettere la musica, ovviamente quella che ha i diritti d'autore. Però io voglio provare a mettervi un video a caso per farvi ascoltare l'audio come adesso e la differenza come sarà dopo con, diciamo, le casse. Come vedete abbiamo il cavo USB da mettere, diciamo, vediamo un attimo, vedo un po' problematica, da mettere, diciamo, qua qui in uno di questi forettini. Ora sono un po' storta, però è da queste fessure qua. Quindi, oltre al cavetto, questo qui aveva anche questo da inserire dove vanno le cuffie. Ora noi facciamo una mini prova, l'ho tenuto così i fili andrebbero chiaramente messi meglio, e andiamo ad accendere tasto on che dovrebbe essere acceso, e vediamo un attimo cosa succede. Ora io praticamente devo sistemare tutto quanto, le casse una a destra e una a sinistra, ma per fare appunto la prova, vedete c'è il tasto celeste acceso, significa che ovviamente è acceso, perché se fa così si spenge. Ora vediamo un po' l'effetto audio di quando presento il mio dolce. Va bene. Questo nuovo video oggi farò un video tutto in cucina dedicato a un dolce con le fragole. Si fa la prova, vediamo cosa viene fuori. Qui adesso vado a prendere tutti gli ingredienti e facciamo questo buonissimo dessert. Ma guardate che l'audio è esattamente migliore. Io mi ritengo molto soddisfatta da questo acquisto. Ora, teniamo presente che non sempre tutti i video su YouTube hanno un audio che si può ascoltare bene come il mio senza casse, e devo dire che la differenza si sente veramente, insomma, quindi veramente ho speso molto bene i soldi, anche perché se un giorno deciderò di fare delle live, qualcosa anche con la screen, praticamente riusciremo a ascoltare bene l'audio e tutto quanto. Allora, acquisto da me compiuto molto soddisfacente, perché mi ha veramente soddisfatto per le aspettative che veramente io volevo delle casse così. E con questo vi saluto, ditemi voi innanzitutto quali casse avete comprato, se vi siete trovati bene, se avete comprato delle casse e non vi siete trovati bene, perché anche a volte c'è degli acquisti e dici, ma come ho speso così tanto? E poi magari, vabbè, se avete lo scontrino lo potete anche riportare indietro, uno ci piglierà un'altra cosa. Però a volte possiamo anche comprare delle cose che costano di più e non essere soddisfatti. Invece queste sono delle casse che non ho, sono costate, diciamo, rispetto agli altri di più, però io mi ritengo veramente soddisfatta. Ricordatevi di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.